Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, bentornati qui dove si creano cose meravigliose, dove ci sono idee brillanti, a volte anche strane, ma che alla fine sono sempre buone, ma soprattutto andiamo ad incontrare quello che sarà il cuoco della settimana. Voi sapete che noi abbiamo questa rosa meravigliosa di tre cuochi, dalla quale ovviamente scegliamo il cuoco della settimana, però prima di introdurvi il personaggio misterioso io vi do degli indizi. Allora, da una parte abbiamo l'orto, se l'è portato da casa, praticamente ha sradicato due piante per portare le spezie, dall'altra la pentola magica con dentro il brodo. Chi sarà mai se non lei, oppure lei, o forse lei? Serena! Eccomi! Serena Codognola, ciao Leo, Linchino, grazie, Linchino, bacio a mano, grazie. Fa pirouette, non so. Allora, direttamente dal tour mondiale del Cantabrodo. Sì. È arrivata la sera. Come stai? Ciao, io a Scemorandi, tutti, ovviamente intanto, Scemorandi. Buongiorno. Sto benissimo. Sono molto carica come rientro, no, dopo le vacanze scolastiche. Sei sono prontissima. Ah no? No, abbiamo fatto vacanza. Ah, ok, brava. Che bello, che meraviglia. Insomma, già ci disorientiamo un attimo. Allora, cara Scemorandi, chiamiamola insomma con il nome, quello tuo d'arte, ecco, sì. Quando cucini, quando crei. Non ti chiedo com'è andata l'estate tra show cooking e deliri vari. Ma magari te la racconterò, dai. No, mi raccomando. Perché sicuramente sarà caduta da qualche parte, non lo sappiamo. Allora, facciamo così, non diamo le ricette in anticipazione, ma ci beviamo il nostro bicchiere d'acqua buono. Grazie. Okay? Anche perché, insomma, tante sorprese con questi piatti buonissimi, sicuramente molto, molto succulenti. Devo dirti qualcosa? No, non dirmi niente, brinda okay. Con me. Bentornata, cara Sera. Grazie, è un piacere. Un brindisi a voi con l'acqua buona, rimanete con noi, poca pubblicità, tra pochissimo si comincia con i piatti della nostra Scemorandi. Eccoci tornati qui in cucina, pronti per cominciare questa puntata insieme a Scemorandi. Con quali saranno le tue ricette? Ci dai un'anticipazione? Allora, adesso facciamo degli spatzle, ok? Giusto? Che ne so io, sì. Però degli spatzle colorati. No, perché scusate, adesso io non so, posso dare un'anticipazione? Sì. Perché se la regia mi inquadra, direttamente dal nuovo album del Cantabrodo abbiamo anche il brodo blu. Come hai fatto brodo blu? Guarda. Adesso te lo spiego. Ok, quindi ci sarà il brodo blu. Gli spatzle con l'asiago. Ok, va bene, lascia a te, io vado di là, tranquillo, poi se hai bisogno. Sì, anche io... perché insomma, questa ti nuova... Ti metto un po' l'ansia, sì, dai. Sto un po' così. Dai, che dobbiamo cominciare. Andiamo. Allora, andiamo con la lista degli ingredienti più che altro, perché mi ero già perso facendo la festa con Scemorandi. Allora, in tutto questo, gli spätzle con la crema di asiago, giusto? Ho detto giusto, perfetto. Serviranno 200 g di cavolo cappuccio viola, 2 uova, 200 g di farina, 90 g di acqua, 200 g di panna e 100 g di asiago DOP stagionato, una noce di burro, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti, partiamo perché vogliamo sentire soprattutto il segreto del brodo blu, perché blu, com'è? blu, il brodo blu. Allora, eccola. Come ho fatto a fare il brodo blu? Sì. Ho usato il cavolo viola. L'ho sbollentato in acqua salata abbondante un po' prima perché mi serve già freddo, quindi naturalmente rilascia un pochino di colore e mi diventa l'acqua blu. Siccome non butto via niente, l'acqua l'ho tenuta e ci cuocerò poi dentro questi gnocchetti.
tutti gli spazi. Anche perché ovviamente il brodo prende il sapore del cavolo e quindi va ad aumentare ancora di più il piacere. Allora, riapro i cassetti delle meraviglie, prendo un cucchiaio. Allora, iniziamo con il frullatore e andiamo a frullare tutto, a creare l'impasto. Quindi il cavolo è sbollentato, lasciato raffreddare e anche cercato di scolarlo ed asciugarlo il più possibile. Senti, sbollentato poco? Quanto? Pochi minuti? È abbastanza coriaceo, comunque un 5-6 minuti sono sufficienti, con l'acqua che bolle per bene. Li frulliamo un pochino alla volta. Vai, Tu frulla. Allora, tra l'altro noi faremo gli spätzle, allora, che praticamente, come sapete, sono questi gnocchetti dalla forma allungata, gnocchetti grumosi, possono essere bianchi, possono essere verdi, dipende se usate il formaggio all'interno dell'impasto oppure gli spinaci. Comunque la cosa curiosa è che gli spätzle, la parola spätzle in tedesco significa passerotto. È un po' perché sono piccolini, sono carini, un po' così, un po' perché vengono usati molto spesso come contorno a base, cioè come, diciamo così, come intingolo al vicino dei contorni con, a base di cacciagione a piuma, quindi si parla ovviamente di ecco, io vado cacciagione a piuma, voglio dire le uova e continuo a frullare. Ah, ok, ancora, perfetto. Allora, io continuo a parlare, quindi i più conosciuti in Italia sono quelli Alto Atesini, e ovviamente comunque è una specialità tipica veramente della zona Alto Atesina e tedesca, i tedeschi sono più bianchi, diciamo così, e conosciuta insomma fin dal Medioevo, quindi molto molto amati. Adesso, io ti interrompo ogni volta che aggiungo un ingrediente nell'impasto. Tu continui ad andare a frullare. Sì, si frulla. Quindi vado a prendere la farina che ho già in precedenza setacciato e vado a inserirla sempre con un cucchiaio all'interno dell'impasto, un pochino alla volta, e continuo a frullare. Poi ti dico già che aggiungerò un pochino di sale e un pochino di pepe. Ok, quindi frulla. Ho tenuto da una parte un pochino di acqua di sì, però posso dire una cosa, no, è bella sta cosa qua, però non ti ricorda i bicchieri in cui si lavavano i pennelli quando si andava a scuola, si faceva la tenera, tutte queste cose. Allora, no, dicevamo, praticamente una specialità sveva che deriva insomma fin dal Medioevo, molto amati, molto conosciuti e usati sia come primo piatto che come contorno, proprio nei contorni di carne quando c'era la cacciagione, quindi gli uccellini oppure piuttosto anche anatre e cose varie. In tedesco vengono chiamati anche, e qua ve voglio, Knopfle, giusto? No, perché abbiamo gli interpreti ufficiali in studio, Knopfle, ok, senza la K. Vabbè, perché la scrivono, tante volte ci vengono in mente. Comunque, proprio io devo frullare ancora. Frulla! Non ti sto dicendo niente. Vi siete accorti che è tornata a Scemorandi? Sì. Devo andare a mescolare un pochino e aggiungo acqua nell'impasto, un pochino di acqua, che comunque è già salata di suo, quindi di sale ne ho messo proprio pochino, e poi sappiamo che il sale si trova anche all'interno. Guarda questo passaggio, sembra un po' una pozione magica. Sì, sono diventata un po' magica quest'estate. Sì, vabbè, tra un po' è Halloween, voglio dire, comunque la periodo. Insomma, io sai che a me piace il mare? Per me è sempre estate. Ah no, vabbè, pensavo fosse la notte delle streghe tutto l'anno, invece no. Ecco, questo è l'impasto, deve avere una consistenza comunque morbida. Adesso noi lo lasciamo riposare e ci concentriamo sulla nostra fonduta di Asiago che andrà a completare il piatto. E tra l'altro la cosa bella è che con quel colore di spätzle, no? Il abbinarci un piatto dal colore particolare, cioè si può creare anche una tavola colorata particolare, no? Magari un tema. Se avete un tema, un colore all'interno di una cena, no? Tra amici, così, e date il fil rouge, questo può essere uno dei piatti. Beh, questo in questo caso sarebbe il fil blu, no? Il fil rouge. Sì, vabbè. No. Scaldiamo la nostra panna. Ecco.
la mettiamo proprio bassa perché nel frattempo mi devo concentrare sull'asiago che devo pesare. Mi servono, me lo ripeti quanto asiago mi serve? Allora, ti serve, ci servono 100 grammi di asiago che dovrò comunque poi grattugiare. Okay. Quindi andiamo a fare la nostra pesata, vediamo se sono una vera cuoca e l'ho peso giusto. Non lo so, vediamo ad occhio, vengo a controllare perché voglio testimoniare tutto questo. Ok, attenzione, sta impazzendo la bilancia. No, vabbè, no, ladies and gentlemen. No, allora, inquadratelo, vi prego. Inquadratelo perché credo non succederà mai più. Abbiamo esattamente 104 kg fatto così. 104 kg? Sì, chili, grammi. Questo era un po'... è il mio rapporto con la bilancia quello, ok? Adesso non iniziamo perché quest'anno sarà un anno godereccio con Bisogna. Le ricette buone. Hola. E quindi non pensiamo alla bilancia. Guarda, vabbè, la tiro perfetto. Via. Ma mettila ecco. Via, mettila via, che altrimenti... Adesso dobbiamo grattugiare... Prima di iniziare l'ho messa via, adesso la devo ritirare fuori. Andiamo a grattugiare il nostro asiago. Sì. Basta, adesso per 20 minuti avrete l'immagine di Scemo Randi che grattugia. Insomma, devo grattugiarlo, pensavo mi dessi una mano, ma ti sei dileguato velocemente. No, voglio dire, io dovevo solo testimoniare questa grande impresa da Guinness dei Primati solo per 4 grammi, solo 4 grammi di perché scarico. Stavo togliendo la buccia, che poi comunque se la grattugiate bene, la buccia, la potete mettere dentro il brodo. È vero. No, vero, sto scherzando. No, è vero, dà un sacco di gusto. Oppure se è morbida, la frullate e la mettete direttamente dentro nella crema. Ma certo, basta lavarla, la si pulisce. Sì, la si toglie la parte esterna. Non dia problemi. Allora, diciamo così, parliamo di questi spezz. La diffusione dalla Germania sono diffusi in Austria, Trentino Alto Adige, addirittura fino all'Ungheria, la Svizzera e la Francia, specialmente in Alsazia, che comunque insomma è stata sotto la dominazione tedesca per molti anni, quindi ha, diciamo così, ereditato molte delle tradizioni, anche quelle culinarie. Però poi cambia nome in base al condimento, per esempio Käsespätzle, fatti con formaggio e poi gratinati al forno con l'Emmental e poi con i filetti di cipolla fritti. Poi ci sono i Linsenspätzle and Seitenwürstle, che sono bianchi e serviti con würstel e lenticchie stufate. Tantissime altre tipologie, addirittura sono quelli con il fegato, il Leberspätzle, e alcuni anche con maggiorana, erba cipollina, finocchio, il timo, insomma soffritto di burro e cipolle, quindi veramente condimenti di diversissimi l'uno dall'altro e hanno un nome preciso. Mettiamo già un po' di burro nella padella dove andremo a spadellare poi gli Spätzle. Insomma, io li ho scelti perché mi piacciono la pronuncia. Cos'è che avevo pesato? Avevi pesato, Quanto 104. Avevo? Quindi 4 erano in più. Come? Devo essere un po' di più di 4, sicura. Morandi. Allora. Volevo essere sicura. La faccio erano 40 grammi in più, però voglio dire, è buono, quindi va bene. Beh, su 104 chili. Non chili. Adesso questa me la fa pagare, credo, per mesi. Cioè, comunque è buono. Va bene. Allora, un po' di burro sulla padella. Adesso sto aspettando, mentre mi preparo già il burro, lo vado con un pochino di acqua, di cottura, a mescolare. Sto aspettando che la panna praticamente la panna bollirà. La spegnerò, metterò dentro l'asiago, mescolerò, poi terrò il fuoco basso. Ed è già pronta. Possiamo caratterizzare questa fonduta, che non è una fonduta perché mancano degli ingredienti, quindi è una crema di asiago, sì. La si può caratterizzare con delle spezie, della noce moscata, del pepe, anche del rosmarino tagliato piccolino, in base ai vostri gusti. Un po' sono le spezie che si usano anche per la besciamella, può essere pepe, noce moscata. Un po' la besciamella si caratterizza anche con le spezie, sì. In realtà si può mettere anche il curry nella besciamella. Allora, visto che la panna si fa attendere, io ti faccio vedere come si preparano gli spätzle. Sì, sì, sei contento? Guarda, te facciamo così. Mi dici quando la panna, vieni qua, non ti avvicinare come ai miei bambini nei non corsi. Si fida, non si no. fida, non si no. fida.
Quindi adesso mi prendo uno sgabellino, sto qua e guardo la panna. Allora, te mi dici quando la panna, ok, sì, sta per, così la spengo. Nel frattempo vado a cuocere gli spazi. Tutto è acceso. Va bene, tutto va bene, non pronto. Tocco niente. Ecco, capisco, raccomando, che noi uomini non siamo bravissimi, ma non è, vabbè, insomma. Noi uomini non cuochi, ovviamente, intendevo questo. Allora, facciamo così. No, va dentro, adesso devo un attimo coordinarmi, eh. Vuoi che ti tenga qualcosa? No, devo mettere l'impasto qua dentro, però tu devi rimanere lontano perché non mi fido. La panna! Sta arrivando! Sì. Vabbè, allora, la panna mi ha fregato. Ecco, sì, via, abbassa, certo, abbassa. Così, zero? Sì. Magari doveva andare un po' su, Leo, proprio doveva arrivare su. No, io ho visto comunque, che cominciava bene, ad andare bene. Su. Va bene, allora mettiamo l'asiago, guarda, così vedi da vicino. Va mescolato. E lasciato sciogliere. Ok. Ci sei? Sì, sì, ci sono, sto guardando. Nel frattempo anche il nostro burro si è... No, il burro è appostissimo. No, dico, si è sciolto. Beh, l'idea era proprio quella. Siamo fortunati oggi, eh? Il burro intero nella ricetta non va bene. Allora, lasciamo qui. Sì. Che si sciolga. Allora, senti un attimo, siccome teniamolo, dobbiamo dare... qua pulito, dimmi. Dobbiamo dare parola ad Alberto Piovan, okay, per la rubrica del benessere. Quindi aspettate un po', ascoltate ovviamente i consigli di Alberto Piovano. Quindi li stampiamo dopo? Sì, dopo li prepariamo. Ok, allora mescolo. Vai. Stai attento. Sì, guardo. Non toccare niente. Ritorniamo a parlare di benessere con Alberto Piovan, il nostro personal trainer, un consulente in alimentazione, insomma ci dà un sacco di ottimi consigli. Parliamo di sport e vorrei usare la due chiacchiere in cucina per una mia domanda personale, perché io non ho mai capito una cosa, la differenza che c'è tra stretching e riscaldamento e quando bisogna fare l'uno e quando bisogna fare l'altro, nel caso in cui ci sia ovviamente una differenza. Oserei dire che non sei l'unico. Quindi, che non l'ha ancora capito. Mi consolo, siamo in tanti. Però vediamo un attimino di fare chiarezza. Allora, il riscaldamento, proprio come dice il termine, ci serve per riscaldarci. Okay. Quindi deve essere praticamente né più né meno che la parte prima dell'esercizio fisico vero e proprio. Non so se notate che me lo sta dicendo lentamente, come per dirla, vuoi capire una volta nella vita questa cosa? Non mi permetterei. Insomma, prima c'è il riscaldamento. Sì, esattamente. Classico esempio, gioco a calcio o il calcetto del metà settimana. Ecco, il riscaldamento quale può essere? Può essere un po' di corsetta sul posto, dei jumping jack, quindi dei saltelli, eccetera. Comunque, si consiglia sempre come riscaldamento un qualcosa che non sia traumatico per il corpo e che non sia particolarmente faticoso. Quindi generalmente mimare, ma in maniera molto più lenta e controllata, l'attività sportiva che andrò a fare successivamente è un ottimo modo per permettere al nostro corpo di distendersi, irrorare i muscoli di sangue e quindi prepararsi all'attività fisica. All'esatto contrario c'è lo stretching. Okay. Lo stretching, il famoso allungamento muscolare, no? Perché? Perché quando noi svolgiamo un'attività fisica, i muscoli che vengono coinvolti subiscono continue estensioni e contrazioni. Quindi poi cosa succede? Terminata lo sforzo fisico, il muscolo è caldo, è congestionato e quindi se ne sta in posizione tonica, compressa, perché è stato irrorato di sangue, di acqua, di sali minerali, eccetera. Lo stretching favorisce proprio il riallungamento del muscolo, ma la cosa fondamentale è che stirando il muscolo, lo stretching lo posso fare in modo dinamico oppure statico, quindi mantengo la stessa posizione per X secondi, ma questo favorisce non solo l'allungamento, ma anche il riordino delle fibre muscolari, ma soprattutto il raffreddamento graduale del tessuto muscolare, che fa in modo che non si incorra più in strappi o contratture. Ah, ok, vedi, quindi da una parte
il, diciamo così, il riscaldamento, quello di rimetterli in movimento perché non abbiano dei traumi, dall'altra parte rimetterli a riposo in, modo corretto. I vecchi protocolli di una volta che erano i famosi giri di campo, poi mi fermo e faccio stretching, assolutamente no, perché mi sono riscaldato e poi vado a raffreddarmi e poi gioco. Quindi perfetto. No, faccio qualcosa sempre di dinamico in modo da sciogliere la muscolatura, svolgo l'attività sportiva e alla fine stretching. Raffreddo, riallungo il muscolo, ma soprattutto riporto appunto la lunghezza muscolare al suo inizio, anzi guadagno, perché un muscolo che viene mantenuto lungo, quindi stretchato, è un muscolo forte. Un muscolo che invece non viene fatto lo stretching tende ad accorciarsi. Accorciandosi incorre in strappi o in o comunque in lesioni molto. Che meraviglia, che meraviglia, che chiarezza, grazie mille Alberto, finalmente credo abbiamo tolto qualche dubbio sì, a molti di noi, quindi ci rivediamo alla prossima puntata per saperne di più. Mentre Serena sta facendo, cosa fai? La pozione magica? Ah, okay. I profumi? Allora, intanto ho trovato un sistema per lavorare da sola perché tu sei un pigrone. Non è che sono un pigrone, io mi sono reso disponibile. E non ti ho voluto. È andata così. Allora, andiamo a mettere questa bella, pastella. Sì. E andiamo a schiacciare con questo arnese che va bene anche per i passatelli, guarda. Che divertente. Ma parte della tecnica quella di farli dondolare. Sì, rischiando sì, che cadano da altre parti. Sì, così okay. non utilizzo neanche un coltello. Guarda, riesco a lavorare da sola. Mi fa un po' arrabbiare questa cosa qua, però parlo dello strumento Opolo qua. Allora, andiamo avanti. Mettiamo ancora un pochino di postella. Guarda, dopo la mettiamo qua. E via, dondola, dondola, dondola. Ma quando vengono ma non tu, deve dondolare. Cioè, vabbè che poi... No, mi sono schizzati via due spazzole. Tra l'altro si cuociono in pochissimi, sì, tempo. Sì, infatti, ci mettiamo più noi a fare le nostre sciocchezze che gli spazzole a cuocere. Ecco qua. Adesso li vado a mettere nella mia padella con un pochino... di cremina di formaggio, sì, questa è tanta roba. Andiamo a spadellarli, guarda. Così, così. Che bello. Così. E dopodiché, ovviamente. E adesso l'impiatto, li spadello proprio un attimo, l'altra. Mi sono già preparata il piattino, se gli diamo proprio una girata così, spegniamo perché mi sono già fatta tutti i vapori del caso. Adesso non hai più, hai proprio la pulizia del viso fatta. Senti una cosa, ma vai ad aggiungere delle erbe aromatiche, qualcosa? No, voglio proprio che siano così, in purezza, poi li caratterizzate voi. Voglio che vi sbizzarrite un pochino voi quest'anno anche nel... magari ci mandate delle idee voi. È vero. Voi chi? Non tu? Voi? No, io no, vabbè, scusate. Non va tu. Bene. Allora, ovviamente abbiamo aggiunto la crema di formaggio e sono stati ripassati un po' nel burro e nell'acqua. Mamma brodo, mia. Quindi per mantenere anche il colore. Mamma mia, e poi guarda, possiamo fare anche una cosa così, proprio gourmand. Mentre tu fai gourmand, io do la linea ai sommelier, perché è il momento dell'abbinamento col vino. Eccomi qui, ecco il mio primo angolo dei sommelier con Graziano Simonella, ben ritrovato Graziano. Ben ritrovata Serena, è un piacere essere di nuovo qui con voi per questa trasmissione e per questo nostro piccolo intervento a portare messaggi che riguardano il
mondo dell'abbinamento, il mondo del vino. Benissimo. Allora, io voglio subito dirti che mi sono, insomma, un po' immersa nelle ricette trentine e come prima ricetta ti chiedo di farmi un abbinamento con gli spätzle, ma tu sai bene come si dice. Sì, perché mi riporta un po' dietro con gli anni. Ho frequentato un po' di anni la Val Badia, Corvara in particolare, dove gli spätzle erano uno dei piatti più proposti. Leggermente diversi da quelli che hai proposto tu, dove il cappuccio era invece sostituito dagli spinaci normalmente, però diciamo che quello che è il messaggio aromatico del piatto rimane molto molto simile. Qui poi è l'asiago che la fa un po' da padrona, dando struttura, dando una componente anche di sapidità, di importanza, anche dal punto di vista dei profumi. Per questo abbiamo pensato di abbinare un vino che proviene da quei territori, quindi è un Müller Thurgau, l'azienda è Kettmeier. Müller Thurgau è un vitigno ottenuto da un incrocio fra Riesling e Schastas, quindi il polline di un vitigno va a fecondare il fiore dell'altro vitigno e nasce un nuovo seme che poi origina questo particolare vitigno. Cosa abbiamo cercato di mettere dentro questo calice da abbinare al piatto? Profumi, aromi, freschezza, quindi nota sapida, nota acida, che possa andare a legare bene assieme a quella che è la struttura del piatto. Al naso senti queste note fruttate, floreali, ma anche leggermente di erbe aromatiche, che bene si innestano su quello che è lo spunto aromatico del piatto stesso. In bocca un'ottima freschezza, un vino vivo, veramente una bella salivazione che aiuta in contrapposizione quella che è la componente di tendenza dolce del piatto, la freschezza di questo. Benissimo, questo vino. E direi abbinamento azzeccatissimo e ci rivediamo dopo. Siamo tornati qui a Due Chiacchiere in Cucina con Scemorandi, la nostra Serena Codognola. Scemorandi ovviamente è il tuo nome, diciamo così, d'arte, sì, no? Come in cuoca, arte Scemorandi, come chef. Ma mi chiamo Serena. E non solo, insomma, su Instagram, tutto quanto, il suo blog, la trovate come Scemorandi, si scrive Cats Morandi, insomma, ricordiamolo sempre. Se volete mettervi in contatto con lei potete farlo in qualsiasi momento mandandole messaggi. Allora, seconda ricetta, Sere, questo è un dolce. È un dolce per te, la tua frittata. Sì. La frittata dell'imperatore. Che detta così sembra un po' un delirio. In realtà è un dolce tipico, adesso scopriremo anche il suo nome originale e da dove proviene, ma intanto andiamo a vedere gli ingredienti di questo dolce. Allora, per la frittata dell'imperatore ci occorrono 50 g di farina 00, 100 g di latte intero, 50 g di zucchero, 3 uova, una bustina di vaniglia, un pizzico di sale, 2 noci di burro, zucchero a velo e zucchero semolato, poi 100 g di cioccolato fondente e 100 g di cioccolato bianco. Questi sono gli ingredienti, belli gusti. Perché è una ricetta tipica di zone un po' freddine, un po' quindi freddine, serve sì. Un bel dolce carico per tenersi belli caldi e in forze. Allora, questo è un dolce che nella lingua originale si chiama Kaiserschmarren, ovvero la frittata dell'imperatore. Io ho cercato la traduzione perché era difficile un po' da dire. Un po' da fare, insomma, una ricetta che vede protagonista, tra l'altro, l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, quindi Franz Josef, il marito di Sissi, per capirsi, insomma, dell'imperatrice Sissi. Tu hai una Sissi in casa. Io ho una Sissi in casa ed è il mio gatto. Virginia l'ha chiamato Sissi sperando che fosse una femmina, infatti mi chiede ancora quando fa i gattini, però in realtà io già mi ero accorta che è un maschio e quindi per gli amici è il Sissio. Quindi fa la spagnola, la messicana, proprio lo chiami El Sissio. El Sissio. Bene, allora dai, guarda, inizio intanto a fare qualcosa perché sennò sì, sono una sfaticata. Sì, sennò facciamo niente qua, sei venuta per niente. Allora vado, mi serve la noce di burro, mi serve per la padella. Okay. Lo zucchero a velo mi serve per quando poi devo decorare. Il cioccolato va sciolto e serve per decorare e quindi andiamo ad unire tutti gli ingredienti che mi rimangono qui, iniziando
dalla farina che andrò ad amalgamare con le uova, aiutandomi sì. con una frusta. Poi aggiungerò il latte, lo zucchero, io ho scritto zucchero in generale, questa volta ho scelto il moscovado, ma potete scegliere qualsiasi zucchero certo. che più vi piace. Quindi andiamo a mettere subito la farina nella nostra ciotolona. Zucchero moscovado, ricordiamo che è uno zucchero grezzo, uno zucchero di canna abbastanza grezzo e quindi riconoscibile proprio dal fatto che ha granuli piccolini che nel vaso sembra che si muova. Diciamo sempre, insomma, per ricordarvi la tipologia dello zucchero. Allora andiamo a mettere, abbiamo detto le polveri, quindi andiamo a mettere anche lo zucchero. Lo mescoliamo per bene, poi serviva un pizzico di sale. L'abbiamo già spiegato il perché si mette il sale nei dolci. Cioè io l'ho già spiegato, sì, ma ce lo ricordiamo? Lo sapevo. Ho paura di dire una fonda perché fa partire la lievitazione. Non c'è lievito qui. No, quindi perché serve per dargli una spinta? Prendi il sale e metti sale nella tua vita. No. Allora, in realtà... Il pizzico di sale abbassa il grado zuccherino del dolce e quindi okay. lo rende meno dolce. Fantastico. Però vi dico che prima si è ricordato la pellicola a contatto, è tanta roba. Andiamo a mettere anche la nostra vaniglia. Quindi sono orgogliosa di te, Leo. No, ma anch'io. E poi uno dice, ti basta poco. No, perché voglio dire, la pellicola a contatto, così le creme e tutto il resto non fanno la pellicola, proprio quella dura, insomma. Adesso vado a rompere le uova nella ciotolina prima. Sì. E poi le metto nell'impasto e ci ricordiamo il perché rompiamo le uova prima perché in una ciotolina. Perché se cadono dei pezzettini di guscio, tutto quanto, non bisogna star lì ad mettere le mani nell'impasto oppure dimenticandoceli dentro. Cos'è l'esame oggi? Sei tornata, sei come gli insegnanti che interrogano il primo giorno dopo le vacanze, uguale. Insomma, ero molto emozionata nella prima ricetta e quindi adesso che mi sono già mi sento molto a mio agio di nuovo, posso ricominciare da dove avevamo lasciato. Cioè a trattarmi male. No, non ti tratto male, ti insegno e ti faccio diventare sempre più bravo. Scusate perché mentre davo lezioni ho sporcato il tavolo. Quindi adesso mi prendo un pezzo di carta e pulisco perché devo dare buon esempio. Allora lì abbiamo la farina, la vaniglia e lo zucchero, giusto? Sì, adesso andiamo a incorporare un uovo alla volta, quindi è meglio che la carta me la tenga vicino. Sì. Facciamo così. Allora, mescoliamo un pochino con la frusta e poi la azioniamo. Quindi, okay. Leo, arriva il tuo momento di illuminarci con qualche cenno su questa ricetta. Infatti. Perché io adesso faccio una gran confusione. Rumore. Vai col rumore. Allora, questa Kaiserschmarren, allora, viene chiamata frittata, ma non tanto perché sia una frittata, però per come è stata, come nasce, perché in realtà voi già conoscete la differenza tra la frittata, la crepe, il l'okonomiyaki, che è invece quella giapponese. Insomma, ci sono varie tipologie di frittato, comunque di preparazioni con le uova, ma in questo caso l'imperatore Franz Josef, siamo alla fine dell'Ottocento, al proprio cuoco ordina una crepe, aveva fame, voleva una crepe. In tutto questo il cuoco era già impegnato però per preparare la cena per tutta la famiglia imperiale, i vari ospiti, insomma, per questa grande cena. Quindi lui dice, vabbè, fa una crepe velocemente e la mette a cuocere. L'unico problema è che, come capita spesso o come è capitato in tantissime creazioni dolci soprattutto, il cuoco si dimentica la crepe si bruciacchia, ok? Cosa fa? Nel momento in cui cerca di rimediare a questo danno, la crepe si rompe e quindi non poteva più essere servita come crepe. Quindi lui cosa ha detto? L'ha girata, l'ha tutta spezzettata, tutta rotta, e infatti andrà servita poi rotta, e le bruciature e tutto il resto le copre con lo zucchero a velo e con la marmellata o la confettura che aveva a disposizione. Quindi diventa un piatto dolce, diverso, perché poi è un po' più croccante rispetto alla crepe, e quindi diventa la Kaiserschmarren, ovvero insomma questa frittata dell'imperatore. Allora, dopo le nozioni storiche, il Sissio apprezzerà, andiamo
a mettere la nostra frittata a cuocere. Quindi come si cuoce una frittata? È sulla pentola, non so. Cioè, sulla padella. Sulla padella, sì. Cosa mi serve tra questi quattro ingredienti? Il burro, okay. Ecco. Bene. Ho paura. A mettere il burro. No, è capace, sei capace di darmi anche la pagella dopo, lo so io. Beh, insomma, se è buona, se è buona non sei felice di riceverla. Sì, no, per carità che l'ho proprio abituato da tempo. Allora, facciamo sciogliere per bene il nostro burro. Ma poi non solo ti interrogo, ma c'è anche la lezione pratica oggi. Cioè? Cioè, che cosa andrà poi sopra alla... Alla frittata andrà il cioccolato bianco, il cioccolato fondente. Cosa Bene, allora ci sono delle tecniche per sciogliere il cioccolato, una delle quali si chiama bagnomaria. Sì. Che non è quella che si fa che Maria canta in bagno intanto si scioglie il cioccolato. E poi c'è un metodo più veloce. Scusate, ma ci sono dei momenti in cui io, oltre ad ascoltare Scemorandi, mi creo in mente l'immagine di quello che di Maria che canta. Di Maria che canta e c'è il cioccolato sopra il calorifero. Ecco. Allora, mi devi sciogliere il cioccolato in microonde. Va bene, va bene, molto va bene. Molto semplice, va bene, arrivo, la cosa. Arrivo. Però arrivo. Prima andiamo a mettere la tu nostra fai a mettere lì. Bella frittata. Guarda che bel colore che ha, color caramello. Eh sì. Allora vado? Sì, lascio a te, la sai la temperatura, scusa, sì la temperatura è abbastanza... Io la sparo al massimo e speriamo sì, che vada poco. Bene. Per poco, fai intanto un 20 secondi e poi la controlliamo. Anche perché il tempo che l'hai sciolta praticamente sarà da sciogliere di nuovo perché la frittata non è pronta. Però intanto noi diamo il tempo di scioglimento nel microonde. Vediamo. No, suspense. No, ci vuole, ci vuole, ci vuole. Le hai messi tutti e due insieme? Sì. Beh, chiaramente. Non è che si mescolano. La non so, magari vanno in vapore, uno cambia colore, dov'è? Non lo so. Eccolo qua, siamo a 36 secondi. Ma lo sapevate? No, ma senti una cosa, ma poi tu la girerai questa sì. O la cucinerai solo da una parte? Che a proposito di mescolare, no, perché mi hai fatto piacere, cioè, anche io mi creo delle immagini, tipo la cioccolata che esce. Sì. Sì, ok, va bene, non siamo ancora no, allora, nella fantascienza. Allora, questo vorrà ancora un po'. Però in realtà, adesso. Per esempio, c'è in natura una pianta, tipo il mais, sì. Che crescendo, buttando fuori i fiori, può andare a inseminare un altro mais, mentre il riso per esempio non lo fa. E piantando del mais colorato vicino viene fuori la pannocchia tutta colorata. Ecco, mi hai evocato questa immagine. Se volete anche voi la pannocchia unicorno, guarda, sta cominciando. Bene. Comunque fai una cosa, adesso lo lasci lì, poi mi racconti qualcos'altro e torni. Vediamo, posso vedere? Vai a vedere, vedi che ha cominciato. Quanti adesso. Secondi hai dato finora? Ho dato un minuto. Ok, allora ce ne vogliono due sicuri. Due minuti. Allora, tra l'altro, la cosa, io ti ho chiesto se la giravi o meno, perché è proprio la differenza tra la frittata e la crepe in tutto questo, perché la crepe non va girata, la frittata invece va girata. Quindi ma girati caso, anche tu, no, che tanto sono ormai... No, sto cercando tu parla nel frattempo perché io sono quello famoso, eccolo che sa usare questo forno, ok, eccolo qua, no. Ero famoso. Allora perché lui cosa fa? Tutto quello che noi prepariamo lui lo mette nelle sue vaschettine e poi se lo mette in freezer e poi nei vari anni se le scalda qui nel microonde. Certo, questa voglio dire uno è diventato anche bravo no, negli anni. Allora facciamo così, mentre sì. Il cioccolato sta andando, noi andiamo un attimo in comunque pubblicità. Volevo far vedere che la frittata sta facendo tipo un pancake, sì. Ok? La facciamo sbruciacchiare un po'. Poi il tempo che torniamo io l'avrò girata, la tagliamo e la serviamo. Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rimanete con noi. È pochissimo, voglio vedere la fine di questa epopea. Sì, vorrei vedere la fine anch'io. A tra poco. Se credi di mangiarla subito, voglio dire, bentornati a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, solo che mi sono un attimo distratto perché ti ho visto già pronta per mangiarla. No,
La sto tagliando, malfidente che non sei altro. Guardate che bella che è, tra l'altro. Allora, intanto comunque è una ricetta anche, diciamo, dire povera, fatta poi per un imperatore, però in realtà, insomma, gli ingredienti sono molto poveri e quindi si può fare anche come svuota frigo. Tra l'altro, la cosa bella è che vedi, è proprio come la ricetta originale. L'unica cosa che è leggermente più scura, perché tu hai voluto usare lo zucchero, che è uno zucchero grezzo, e quindi dà. E comunque io l'ho proprio replicata come l'originale, anche un po' bruciacchiata, direi proprio. Sì. Allora adesso andiamo a fare, grazie alla tua cioccolata sciolta. Posso dire una cosa che ho scoperto grazie a Scemorandi mentre cercavo di sciogliere il cioccolato? Che il cioccolato bianco scioglie prima rispetto a quello fondente. E quindi, insomma, state attenti con le temperature, e soprattutto appena vedete che si scioglie un attimo, cominciate subito a girarlo, perché molto spesso può essere che sopra c'è il cubetto ancora da sciogliere e sotto invece sta già fumando. Allora, sembra una crepe. Mettendoci il cioccolato caldo va anche bene che la frittata sia ancora un po' calda, così non si indurisce immediatamente e si scioglie un pochino. E adesso andiamo a mettere un cioccolato. Wow. Bianco. Quasi questo... quasi lo zucchero vero è superfluo qui, eh. In questo caso sì, però voglio dire, se uno piace. Però noi ce lo mettiamo. Lo sapevo. Sì, perché ho preparato questa cosa. Ah, che ti diverti. Ciao, ciao, ciao. Va bene, allora facciamo così, mentre Scemorandi balla e canta, cosa che per noi non è assolutamente nuova, noi diamo la parola ai nostri sommelier di Ice Veneto per capire qual è il vino che possiamo abbinare a questo piatto. Canti? Ciao, 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 bella segreta. Eccomi qui di nuovo con Graziano. Graziano, ben ritrovato. Adesso io ti metto alla prova, però dolcemente, perché ho proposto la frittata dell'imperatore con sopra una colata di cioccolato bianco e cioccolato fondente. E tu? Il Kaiserschmarrn. Questo, sì, questo, bravissimo. Questo fine pasto, questo dessert tipico del Sud Tirolo e del Tirolo e della gran parte dell'Austria. Con il colpo di genio tu, quello di metterci il cioccolato, sia delle due tipologie, che quindi hanno mosso un po' un abbinamento che normalmente poteva essere fatto con un vino anche un moscato anche un po' frizzante o spumante, e invece il cioccolato mi impone un vino passito. Lo abbiamo cercato e trovato nei confini fra il Veneto e la Lombardia, nella zona del Lugana, da Vitigno Turbiana, questo vino di Camaiol, appassito sui graticci e fermentato e affinato poi in barrica, dove la grande componente aromatica al naso va a legarsi bene con quello che è soprattutto il cioccolato bianco in particolare, e poi la grassezza comunque della frittata ha bisogno di questa freschezza che troveremo in bocca. Unito a una componente dolce, importante, però ha una bella solidità, il vino è perfettamente fruibile e sicuramente andrà a legarsi bene a quell'abbinamento e quella correzione che fanno su un tipico Kaiserschmarrn, quindi con il cioccolato, ecco che il passito ci sta benissimo. E immagino che tutto quello che manca da sapere si trova sulla Guida Venezia, dove ormai io vado a spiare gli abbinamenti per i miei piatti. Decisamente una delle nostre migliori comunicatrici. Cin cin, caro. Io ho raggiunto Scemorandi. Anch'io ti ho quasi raggiunto. Sei in punta di piedi, Scemorandi. Non puoi vincere così. No, voglio dire. Sarà una stagione un po' umiliante. Ma non è vero, non è vero. Vabbè, sono un po' pennellone, nel senso che sono un po' alto. Vabbè, siamo un po' come Stelio e Olio. Chi? Staglio e Olio. Ah, ok, non avevo capito questa pronuncia così. Allora, intanto mostriamo quelli che sono stati i tuoi capolavori di oggi. Io?
perché oggi è un omaggio alle ricette del Trentino Alto Adige. Io vorrò fare ogni tanto dei viaggi. Mi piace come la Claudia, io non tengo soldi e vado in Italia. Appunto, Trentino Alto Adige. Oppure non è comunque, vero. Sono ricette austriaca, tedesca, quindi c'è un sacco di un bel viaggione in tutto questo. Insomma, credo che sarà proprio facile replicarlo. Allora, abbiamo fatto gli spatzle. Sì. Colorati con il cavolo cappuccio viola e con questa crema di asiago. Goduriosa, ma ancora più goduriosa. E direi la frittata in omaggio al nostro imperatore di due chiacchiere in cucina. Sì. Sissio! Ah no, scusa. Sissio è il tuo gatto. Dovete guardare la puntata per capire se siete arrivati adesso. È una frittata dolce con cioccolata fusa bianca, cioccolato fondente, cioccolato bianco, zucchero a velo e poi... Poi tra l'altro in questo momento le stava venendo in mente, si potrebbero mettere anche della frutta secca, del crunch. Insomma la ricetta come sempre Scemorandi, poi quando l'ha finita comincia a dirti no, potevamo fare anche così. Ma sì, dopo lo spettacolo di panettone, uno spettacolo di frittata, ci potete mettere di tutto. Basta, salutiamo perché abbiamo finito il tempo. Allora, ricordatevi che sui nostri social, Instagram, Facebook, trovate anche le ricette e tutto quanto, quindi non vi preoccupate, potrete rifarlo quando volete. Ciao Scemorandi, ciao. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti.